La furia omicida contro la moglie non ha risparmiato nemmeno il piccolo di 3 anni che la donna curava come babysitter. L'inferno stamattina nell'appartamento di una casa popolare di Cremona. Come in un film dell'orrore, mannaia in pugno, la donna che fugge sul balcone. I passanti terrorizzati che vedono tutto, i vicini che sentono e chiamano i soccorsi. Una voce piano diceva aiuto, aiuto, aiuto. Sono andato sopra, volevo spaccare la porta, no? Perché era tutto chiuso. Intanto la moglie ha chiamato i carabinieri. Ha chiesto, guarda, può entrare il mio marito perché si vede un casino. Ha detto no, no, perché arriviamo noi. Erano rispettuosi, bravi, anche lui, anche il cinese. Sono stato sconvolto. In realtà di problemi ce n'erano. La coppia di origine cinese era in Italia da 15 anni. Viveva nella casa popolare con la pensione di invalidità di lui, che un anno fa aveva interrotto cure e controlli da uno psichiatra. I litigi erano aumentati, l'ultimo per il permesso di soggiorno fatto scadere. L'uomo, 51 anni, incolpava la moglie, che di anni ne aveva 46. 13 il figlio della coppia, sfuggito alla strage perché a scuola. Quando i militari sono arrivati, l'omicida aveva ancora la mannaia in mano. All'interno una scena da film dell'orrore. Il piccolo figlio di amici in fin di vita che morirà poco dopo in ospedale. Il corpo della moglie sul balcone, aveva provato a fuggire e a chiedere aiuto.